GF, lacrime amare per Samira lui, il papa non ha ancora voluto incontrarla. Non ho mai conosciuto mio padre, la riflessione choc di Samira al GF. La quarta puntata del Grande Fratello è iniziata affrontando i primi scontri tra alcuni concorrenti. Al centro delle polemiche c'è stata Beatrice Luzzi, la quale ha insinuato c'è un gruppetto si è schierato contro lei. Subito dopo la tenuan si è focalizzata sulla toccante storia di Samira lui. Molti sono concordi nel dire c'è sia una delle ragazze più belle del cast e dopo la diretta di stasera sicuramente sarà ancora più amata. Alfonso Signorini le ha detto di allontanarsi dagli altri per andare in un'altra stanza. In questo modo le ha dato la possibilità di aprirsi sulla question del padre. La bellissima si è aperta totalmente iniziando a parlare della madre e della sua passione per l'Africa. Lei era follemente innamorata di quella terra poi è tornata in Italia dove ha conosciuto mio padre, non l'ho mai conosciuto, da bambina facevo domande perché ero curiosa e mia madre mi ha risposto sempre che era un bell'uomo. Mi chiedo cam sia possibile non voler saper nulla della propria figlia, non nascondo che c'è la paura di cambiare questa normalità perché sono abituata a rispondere che mio padre non c'è. La fiaba sarebbe diventata realtà, la foto del padre per anni mai vista. Con occhi lucidi Samira ha proseguito con la sua toccante storia, rispondendo volentieri alle domande poste dal conduttor. Ha parlato di una pergamena che per anni ha tenuto sul comodino senza aprirla perché il contenuto le avrebbe stravolto la vita. Quando ho raggiunto la maggiore età c'è nata questa curiosità, ho chiesto a mia mamma di vederlo, così al mio compleanno mi ha regalato una pergamena con al interno la foto di mio padre. Per due anni non ho avuto il coraggio di aprirla perché vederla avrebbe reso la fiaba una realtà. Inoltre ha riferito di aver chiesto il numero a un amico trovato tramite i social. Ha provato a contattarlo e ha saputo che ha una famiglia che probabilmente non sa di lei. Per questo motivo per ora non ha voluto insistere per non creargli dei problemi, soprattutto con i figli. Una senza che non ha fatto danni, che sarà buon amici commenta la storia. L'opinionista è intervenuta facendo i complimenti alla madre che è riuscita da sola a crescere una figlia bella sia fuori che dentro nonostante questo foto. Sicuramente la quarta puntata sarà ricordata dai telespettatori per il coraggio di Samira lui dimostrato nell'atto del racconto e per Alfonso Signorini che ha rischiato di cadere prima di collegarsi con la casa.